Buongiorno ai nostri telespettatori, ben ritrovati a Prima Notizie, il nostro primo appuntamento con l'informazione sulla nuova TV. Le vedete alle mie spalle, ci sono le prime pagine dei quotidiani locali e nazionali che noi leggeremo insieme passando in rassegna i fatti di questa giornata, giornata che è cominciata con un incidente stradale questa mattina sulla 598 Fondovalle dell'Agri nel tratto all'uscita di Montemurro. Un'auto cisterna che trasportava le acque reflue provenienti dalla lavorazione dell'impianto oli di Viggiano, del centro oli dell'Eni di Viggiano, si è ribaltata finendo la corsa su un fianco e perdendo il carico. Sul posto i vigili del fuoco che hanno soccorso l'autista estraendolo dal mezzo e consegnandolo ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito all'ospedale San Carlo di Potenza, ma non verserebbe in condizioni gravi. Da verificare le cause dell'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto anche per regolare il traffico e consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto anche una ditta specializzata per la rimozione dei liquidi rimasti sul manto stradale. E noi andiamo avanti in primo piano in questo appuntamento mattutino con l'informazione, c'è anche la cronaca giudiziaria con l'omicidio Tucciariello. Per i giudici della Corte d'Assise e d'Appello di Potenza si è trattato di legittima difesa, ribaltato dunque il verdetto di primo grado nei confronti di Salvatore La Spagnoletta, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio del tifoso della Vultur Rionero. Al nostro microfono l'avvocato di La Spagnoletta di Ciommo, ascoltato al termine dell'udienza di ieri da Alessandro Panuccio. La Corte d'Assise d'Appello di Potenza, accogliendo la tesi difensiva dell'avvocato Gerardo Di Ciommo, ha assolto per legittima difesa Salvatore La Spagnoletta, condannato in primo grado a 3 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio stradale di Fabio Tucciariello, tifoso della Vultur Rionero, squadra di calcio d'eccellenza. Il 39enne era stato investito dall'auto guidata dalla Spagnoletta, supporter del Melfi, il 19 gennaio 2020, poco lontano dalla stazione di Vaglio di Basilicata. La vittima, ricordiamo, si era appostata con altri tifosi del Rionero nei pressi della stazione di Vaglio per un agguato organizzato ai supporter rivali del Melfi che seguivano la squadra a Tolve. La prima condanna era stata decisa dal GUP di Potenza, Valentina Rossi, al termine di un processo celebrato col rito abbreviato. Il legale del 32enne melfitano Di Ciommo si riassume i contorni di questa dolorosa vicenda che sembra essere giunta vicina a una conclusione, anche se non è esclusa la possibilità del ricorso in Cassazione da parte dei genitori di Tucciariello, costituitisi parte civile. Siamo partiti dall'omicidio volontario, siamo passati attraverso l'omicidio stradale, oggi finalmente Salvatore viene restituito alla sua integrità fisica, etica e di cittadino esemplare. Sono contento perché è passato quasi 3 anni in un girone infernale, precipitato dalla sua tranquilla vita di paese in un scenario di guerra, nel quale non ha potuto fare altro che tentare di scappare, per fortuna riuscendovi. Purtroppo si è verificato quell'incidente mortale, ma del quale tutti hanno colpa, meno Salvatore. Salvatore non ha fatto altro che tentare di salvare se stessi e i due amici che aveva a bordo, Lovisco e Calabrese, da un pregiudizio grave, imminente, irreparabile, e in questi casi la legittima difesa è un obbligo. Dallo studio degli atti processuali si evince tranquillamente che Salvatore ha agito in stato di legittima difesa. Avevamo chiesto già in primo grado questa scriminante, così si chiama tecnicamente. Non ci hanno dato ascolto, hanno ravvisato l'omicidio stradale invece dell'omicidio volontario, ma io che conosco le carte uno per uno, perché in questo caso ci ho messo anche un po' molta passione personale, perché mi è sempre dispiaciuto per Salvatore, per i tifosi del Melfi, che sono tutte brave persone che non avevano commesso nient'altro se non quello di subire un attacco terrificante. Per tutta la città alla quale viene restituita comunque la dignità che Melfi merita e che la classe sportiva di Melfi merita. E anche nella nostra professione, voglio dire, con una giustizia malata come quella che frequentiamo giornalmente, questo tipo di soddisfazioni ti gratificano, ma credimi, la soddisfazione più grande è quella di aver visto Salvatore
versare lacrime di gioia e questo mi gratifica molto più della vittoria professionale, diciamo così. E cominciamo la nostra rassegna stampa andando a leggere la prima pagina del quotidiano La Nuova del Sud di oggi. In primo piano c'è la notizia di cui vi abbiamo dato conto poco fa, la spagnoletta assolto per legittima difesa. Andiamo ad approfondire sulla Nuova, ribaltata in appello la condanna per omicidio stradale nei confronti del 32enne tifoso del Melfi che il 19 gennaio del 2020, durante l'agguato subito dai supporter della Vultura, aveva investito il 39enne Fabio Tucciariello, provocandone appunto la morte. Subito nella spalla c'è la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi. L'allarme di Telefono a Donna, meno denunce per sfiducia verso le istituzioni, anche verso la giustizia. Nel report dell'associazione in Basilicata, 99 assistite nel 2022, nella metà dei casi l'autore di violenze è il marito. Oggi iniziative in tutta la regione, dagli incontri a scuola ai camper di ascolto, in questo caso allestito dalla Polizia di Stato. Andiamo avanti, ci spostiamo nel taglio alto, ancora la cronaca giudiziaria, rapina a mano armata a Tursi, entra puntando la pistola che si fa consegnare e si fa consegnare l'incasso in un supermercato. La telecamera di videosorveglianza ha ripreso l'intera scena e poi c'è il sindaco di Altobello, il sindaco di Lavello, scusate, Altobello e la sua giunta del 2016 che sono finiti a processo per abuso di ufficio. Il risame, depositate le motivazioni per l'annullamento delle misure di rilascio, Cupparo e Spera, riqualificazione dei reati e dubbi sull'impianto accusatorio della procura. Nel taglio basso della Nuova, reddito minimo di inserimento e TIS solo fino a ottobre 2023, i sindacati, i lavoratori chiedono certezze. A Matera, aule fredde, studenti a casa, chiusa la scuola media di Piazza degli Olmi. C'è lo sport, Serie C, Potenza tira un sospiro di sollievo, Caturano ha recuperato contro la Juve Stabia, ci sarà Steff in dubbio, legittimo però out. Il Viviani diventa la casa del Rosso Blu, inaugurata l'area relax e hospitality che sarà a disposizione dei calciatori e dello staff tecnico. Siamo a pagina 2 della Nuova, tifoso investito e ucciso a Vaglio Scalo, la spagnoletta assolto per legittima difesa, la Corte d'Assise d'Appello rovescia il verdetto di primo grado nei confronti del 32enne supporter del Melfi. E poi vediamo nel taglio alto, riqualificazione dei reati, dubbi sulle accuse, ecco come il riesame ha smontato la maxi inchiesta su politica e sanità, annullamento delle misure cautelari per rilascio, Cupparo e Spera, ho depositate le motivazioni. Andiamo in fondo alla pagina, rapina a mano armata nel supermercato a Tursi, rapinatore si fa consegnare 6.000 euro e fugge con l'aiuto di un complice, possiamo vedere nelle immagini, nelle fotografie pubblicate sulla Nuova, le immagini ritratte dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato, il malvivente con il volto travisato da un casco per moto è stato ripreso dalle telecamere dell'esercizio commerciale, appunto. Ancora cronaca giudiziaria, Altobello e la sua giunta nel 2016 a processo, permessi facili, il sindaco di Lavello rinviato a giudizio per abuso di ufficio, al centro delle contestazioni una delibera per la cessazione di un'area poi adibita a parcheggio, in totale sono 10 le persone che dovranno presentarsi davanti al tribunale del prossimo 1° marzo. Ancora un poliziotto picchiato, sempre più teso il clima nel carcere di Melfi, 15 giorni di prognosi per un agente della penitenziaria, ennesima denuncia del SAP, il sindacato più rappresentativo della polizia penitenziaria, troppe tipologie di detenuti e comandante da avvicendare, mancano 51 agenti. Matera è messa in una interdittiva antimafia dal prefetto per una società agricola del Metapontino e a Potenza un furto al Cineteatro Don Bosco, le indagini sono in corso. Numerose le iniziative dunque promosse nell'intera regione in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza di genere che si celebra nella giornata di oggi. Anche l'Università di Basilicata scende in campo ieri un incontro con universitari e studenti delle scuole superiori. La discussione si è concentrata sulla visione del cortometraggio Diario di un femminicidio dei giovani registi Dario Molinari e Rosita La Rocca. Ce ne parla Lucia Pietrafesa.
Più di 100 casi ogni anno in Italia, numeri che fanno tremare i polsi e che continuano a gridare giustizia, oltre a imporre con maggiore forza la necessità di continuare a lottare affinché si continui a parlare del fenomeno nella speranza di determinare una cultura nettamente opposta. È con questo obiettivo che i due giovani registi Dario Molinari e Rosita La Rocca, quest'ultima protagonista del cortometraggio, hanno dato vita a Diario di un femminicidio. Il corpo che prima era irrigidito sotto la morsa dell'uomo si abbandona completamente. 10 coltellate nella mia corsa finisce al capolinea della follia. Ora non ho più questa voce. Il filmato fulcro dell'incontro che si è tenuto al campus universitario di Macchia Romana a Potenza è tratto da una storia vera e ripercorre momenti salienti di un tragico percorso di prevaricazione che alla fine ha portato all'uccisione della vittima. Anni di violenze subite con incredulità, rassegnazione e desiderio di fuggire da quell'orrore. Il tema in realtà l'abbiamo affrontato con molta perplessità perché noi, come ho detto prima, speriamo nel cambiamento della società e purtroppo continuiamo a sentire queste donne vittime di violenza sia fisica ma anche psicologica. E sentendo questa storia, perché tratto da una storia vera, ci ha molto colpito di come questa donna annotava su questo diario tutte le vessazioni e le violenze subite dal proprio compagno, dal proprio marito. E ci ha colpito soprattutto il racconto dei figli, ormai orfani anche di mamma, come a volte anche denunciando sia un triste epilogo, ma alla fine noi lanciamo un messaggio di speranza, perché si può e si deve dire di no alla violenza con fermezza, non solo in queste giornate, sempre. Un'occasione per discutere del tema della violenza di genere e di come contrastarla insieme agli studenti e alle studentesse dell'università e delle scuole superiori presenti all'evento promosso alla vigilia della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere. Un confronto a più voci arricchito dagli interventi del rettore Ignazio Marcello Mancini, che ha assicurato la massima attenzione al fenomeno da parte dell'Ateneo anche attraverso l'attività del CUG, il Comitato di Garanzia. Presente inoltre l'ex rettrice Aurelia Sole e la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Margherita Perretti. Andiamo avanti, la rassegna stampa, le donne denunciano meno per sfiducia verso le istituzioni, i tempi della giustizia. Questo dunque è quanto emerso dal bilancio tracciato ieri dall'associazione Telefono Donna in Basilicata, 99 assistite nel 2022, nella metà dei casi l'autore di violenze è il marito. Ricatto lavorativo tra i più diffusi, l'allarme di CGIL, CISL e UIL, Basilicata terza in Italia, aumentare i controlli e parlarne, dicono i sindacati. Polizia come punto di contatto. A Matera oggi il camper per ascoltare, assistere e informare chi vuole denunciare nell'ambito della manifestazione Questo non è amore, una manifestazione che comunque tiene impegnate gli agenti della questura durante tutto l'anno, iniziative anche a Potenza da parte della Polizia di Stato. Quella nomina è illegittima, commissario straordinario al CROB, la CISL Medici accusa la regione di discrezionalità e incoerenza. L'invito a fare marcia indietro sulla Pulvirenti, segnalata la questione dalla Corte dei Conti. CROB, nuova navetta per il trasporto dei pazienti. E andiamo a leggere nel taglio alto, c'è la cronaca sindacale, Melfi, area di crisi complessa, via all'iter, indotto Stellantis, ieri incontro in regione, l'istanza ministeriale sarà presentata tra qualche settimana. Wilm, arrivare al patto di Melfi, la transizione non lascia indietro nessuno, FIOM ritardi però confermati.
E poi ancora ci spostiamo nel taglio basso, sport, 300 euro a chi lo pratica. Questo è un progetto che è stato attuato dalla giunta regionale, che coinvolge ragazzi dai 14 ai 18 anni, fino a 300 euro a testa, dunque alle famiglie, per sostenere l'attività sportiva dei loro figli. E poi andiamo ancora avanti, siamo a pagina 7, ci occupiamo di reddito minimo e TIS coperti fino a ottobre 2023. CGIL, CISL e UIL, i lavoratori vogliono certezze. Incontro con l'assessore Galella e Summa, segretario della CGIL regionale, a muso duro contro il governo sul reddito di cittadinanza. Sono 20.000 le famiglie che in Basilicata percepiscono invece il reddito di cittadinanza, per un totale di circa 34.000 persone che hanno un sostegno che non li ha fatti sprofondare nell'indigenza. Questo dunque l'affondo del segretario della CGIL al governo nazionale, che ha, come sappiamo, intenzione di abolire il reddito di cittadinanza entro il 2024. Cluster automotive protagonisti, innovazione e sostenibilità, motori di competitività e crescita, e questo al centro di un confronto che si terrà nella città di Matera. E veniamo alla vertenza che investe l'indotto Stellantis di Melfi. Al vaglio dei sindacati, esperti e istituzioni regionali, il riconoscimento di area di crisi industriale complessa ai sensi della legge di 181 dell'89. Si spera nell'approvazione definitiva da parte dei ministeri competenti. Sentiamo perché da Celestino Benedetto. È tornato a riunirsi in regione il tavolo dedicato alla vertenza che investe le aziende dell'indotto dello stabilimento Stellantis di San Nicola di Melfi. Al vaglio dell'assessore alle attività produttive Alessandro Galella e delle organizzazioni sindacali e datoriali, il riconoscimento di area di crisi industriale complessa ai sensi della legge 181 dell'89. Tale istanza, condivisa da tutte le parti presenti, è stata illustrata dai tecnici regionali e dai consulenti esterni esperti del settore. L'approvazione definitiva da parte dei ministeri competenti metterebbe in campo una serie di azioni volte da un lato a riconoscere importanti strumenti come ammortizzatori sociali ed aiuti al reddito per i lavoratori alle prese con le difficoltà patite dal comparto, e dall'altro strumenti altrettanto utili in vista di nuovi insediamenti industriali nell'area industriale di Melfi. La Regione ha illustrato le azioni che sta costruendo tra i vari soggetti industriali della Basilicata, in questo caso Eni, Total e Stellantis, affinché si possa raggiungere l'obiettivo anche qui di rendere i futuri investimenti sull'idrogeno volano per rilanciare ed affrontare in modo serio la transizione. E ci sono ancora notizie da leggere sul quotidiano La Nuova del Sud. Siamo a pagina 6, infrastrutture come segno di forza, aree interne a Rapone, un convegno interregionale su iniziativa della Svimar, tratte ferroviarie dismesse e Ofantina pericolosa, la proposta dei sindaci e degli amministratori per superare questo gap. Il sindaco di Rapone, Felicetta Lorenzo, l'intento è riportare nuova linfa ad un'area baricentrica per Campania, Basilicata e Puglia. Nel taglio alto, Parco Gallipoli Cognato, Ungaro, e come se non fossi stato eletto. Due mesi dopo la nomina, il presidente denuncia storture istituzionali. E poi ancora nel taglio basso, ad Aliano lunedì, il segretario nazionale della CISL, Cuccello. Andiamo sulla pagina di Potenza. L'inflazione e il caro bollette frenano il Black Friday, ma in sofferenza ci sono anche i piccoli negozi. La caccia all'affare diventa solo online. Federmoda, Confcommercio, stima un budget a famiglia tra i 20 e i 60 euro per acquisti di abbigliamento, calzature, Aetec nel Metapontino. E poi ancora consegne sempre più green con 21 nuovi mezzi elettrici di Poste Italiane, e dalla colletta rosa agli incontri nelle scuole, tutto declinato al femminile, tanti gli eventi per la giornata contro la violenza sulle donne in programma, appunto, come dicevamo, nella giornata di oggi. Sulla pagina di Matera ci sono le scuole in primo piano, aule fredde, studenti a casa, istituto comprensivo di Piazza degli Olmi chiuso, termosifoni spenti, niente lezioni ieri per gli alunni
alunni della scuola media e Matera 3.0 va all'attacco, disagi provocati dalla mancata verifica degli impianti. E c'è la questione cinghiali in primo piano a Matera, avvistati nei centri abitati e anche e soprattutto nella città dei Sassi, istituito un gruppo di lavoro dal prefetto di Matera, Sante Coppone, appunto, che si occuperà di fronteggiare questa emergenza. Il valore dell'albero della pace all'oliveto comunale, in programma stamani la festa dell'olivo. Siamo sulle pagine sportive. Potenza, sospiro di sollievo. Ci occupiamo naturalmente del campionato di calcio di Serie C. Nessun problema per Bomber Caturano, che ha svolto l'allenamento congiunto a parte legittimo SFE. Rimane il dubbio su chi schierare al posto di Rillo e Volpe, idea Schimmenti. Tante le ipotesi allo studio per mister Raffaele, non escluso il ritorno al 4-3-3. La squadra ha svolto un allenamento congiunto con il Tricarico, che milita nel campionato di eccellenza lucana, terminato a reti bianche. Ancora, questa è Casa Potenza, inaugurate le aree, foresterie relax a disposizione dei giocatori e dello staff. Il gruppo squadra ha iniziato a usufruire dei luoghi confortevoli all'interno dello stadio Viviani di Potenza, questo grazie naturalmente all'impegno da parte del club rossoblu guidato dal patron Donato Macchia, che per quest'anno sta portando avanti questo importante progetto nella città di Potenza. Siamo sulla Gazzetta di Basilicata, l'apertura è dedicata alla violenza sulle donne, a questa giornata Lilli Romita, quella violenza che mi ha reso vittima per 3 volte. Si racconta alla Gazzetta la donna che fece arrestare il consigliere regionale Castelluccio, appunto accusato di stalking. E poi è Potenza. Frana ancora, allarme per un costone che scivola a valle di via Acerenza, carcere, l'ira del Sappe, agente aggredito a Melfi, mafia, interdetta un'azienda del Metapontino, assolto in appello il tifoso La Spagnoletta. Abbiamo avuto modo di approfondire questa notizia sulla Nuova e anche con i nostri contributi video. Matera, la CNA realizzerà un suo distretto creativo dopo la sentenza TAR sul quartiere degli Artieri, e l'Università della Terza Età diventa cerniera di inclusione. L'UNITEP attira anche cinquantenni, cultura per resistere. Ci spostiamo invece sul Quotidiano del Sud. La Corte dei Conti condanna il super test, l'ex direttore del San Carlo Barrese, il dirigente Galli e l'ex direttore amministrativo Berardi devono risarcire all'azienda ospedaliera 97.000 euro circa. Contestato lo smantellamento del servizio di prevenzione gestito dal rivale Spera. Mala politica, accuse ridimensionate, Piero e Leone ritornano dal GIP. Questo invece per quanto attiene appunto l'inchiesta su sanità e politica. Oggi è la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, grande mobilitazione in difesa delle donne, la Basilicata terza in Italia però per le molestie, un sostegno alle donne, non solo slogan, anche coccole, torna alla colletta rosa dell'associazione Io Potentino. Tifoso morto assolto La Spagnoletta, la Corte d'Assise d'Appello di Potenza assolto per legittima difesa l'ultra del Melfi, Tucciadello venne travolto da un auto di sostenitori rivali davanti allo scalo ferroviario di Viggiano. Ci fermiamo qui anche perché la lettura non è eccezionale di questo quotidiano, e prima di passare in rassegna le prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo a vedere quali sono le previsioni meteo di questo venerdì 25 novembre. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un nuovo ciclone mediterraneo raggiungerà i nostri mari. Sarà foriero di rovesci e temporali tra venerdì sera, sabato e domenica su molte zone del centro-sud con venti burrascosi. Difatti si isolerà sabato questo ciclone proprio sul Tirreno meridionale. Nel dettaglio possiamo notare le nubi in aumento al centro-nord, mappa precipitazioni con delle piogge che giungeranno sin dalla prima parte del giorno sull'alto versante tirrenico, ma le piogge poi nella seconda parte del giorno man mano guadagneranno strada anche su un po' tutto il centro-sud. Nel dettaglio ecco le precipitazioni che da ovest raggiungeranno la parte tirrenica e la Sardegna,
risparmiato il nord, solo un po' di variabilità ma senza fenomeni. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trevi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge abbondanti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Siamo sui quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, l'apertura dedicata alle azioni del nuovo governo Meloni, più tutele per i sindaci, rivedere l'abuso d'ufficio e aggiornare il PNRR, il PD manovra iniqua, medici e regioni, non bastano 2 miliardi per la sanità, Giorgetti ora i dossier sulle industrie. A centropagina c'è il conflitto russo-ucraino, il racconto di una famiglia tetto al prezzo del gas, l'Unione Europea divisa, senza acqua né luce, la nostra vita a Kiev e questo il pezzo, l'inchiesta di Lorenzo Cremonesi. Dal Corriere ci spostiamo su Repubblica con l'immagine di Palazzo Chigi che si tinge di rosso per la giornata contro la violenza sulle donne. Donne, fermare la strage. Il Senato vara una bicamerale sui femminicidi, ma ci sono tante misure concrete per impedirli che restano da anni senza piena attuazione e queste dunque le pagine dedicate da Repubblica a questa giornata molto importante. Ci spostiamo sulla stampa, l'apertura tiene conto ancora del 25 novembre, donne, vita, libertà, questo è il murales, questa è l'opera di street art dell'artista laica ieri esposta a Roma e condivisa anche sui social, dedicata alle donne vittime di violenze, al corteo di Non Una di Meno che si terrà domani nella capitale. Basta guerra sui nostri corpi, basta violenza, morte e paura. Scrive siamo su La Stampa naturalmente e a Mahsa Amini, Nashir Gadri e tutte le donne del mondo che non ci sono più e a tutte quelle che ogni giorno lottano donna, vita e libertà. E poi c'è naturalmente la situazione delle donne iraniane, cinesi, italiane, voglia di rivoluzione, questo quanto scrive Concita De Gregorio sulla Stampa. E così come tutti gli altri interventi di oggi in prima pagina sulla Stampa dedicate appunto alla condizione femminile in Italia così come nel mondo. Sul Messaggero, abuso d'ufficio si cambia, assist di Meloni ai sindaci, la paura di firmare atti per i ricorsi sta bloccando il paese, superbonus 110% e caos da ultimo giorno, pressing per il rinvio, l'Unione Europea niente intesa sul gas. E c'è la questione Suma Oro, non ci aveva detto nulla delle inchieste, scatta l'autosospensione per salvare i rossoverdi dall'imbarazzo. E ancora Palazzo Chigi che si tinge di rosso per il 25 novembre, un delitto ogni 3 giorni, voto unanime al Senato per una bicamerale sulla violenza, le conquiste che l'uomo ancora rifiuta e uniti contro i femminicidi. E c'è la cronaca con l'omicidio a Roma, De Pao e i video delle escort uccise, l'ipotesi shock, li ha girati per il web, voleva vederli sui siti segreti di sesso e di violenza. Sul Giornale, grandi opere, grandi paure, sindaci terrorizzati dall'abuso d'ufficio, la Meloni, non abbiamo il timore di una firma, altrimenti il paese si inchioda, a rischio 40 miliardi, il Premier studia un decreto per garantire l'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea, anche Macron è indagato, fondi illeciti per le elezioni. E invece ci spostiamo sul Libero, il grande imbroglio che bluff il reddito di cittadinanza. Cittadinanza tra quanti ricevono il sussidio, 9 su 10 non sono in grado di lavorare, abbiamo buttato milioni fingendo di cercargli un impiego e il
PD lo sapeva, scrive Libero. Sul Fatto Quotidiano il marcio su Roma, nuovi salvalati, governo contro l'abuso d'ufficio, Severino e spazza corrotti, Meloni, Nordio e Sisto, altri scudi per i potenti e 10 norme pro evasori. Da noi un terzo dei detenuti per reati di droga, Unione Europea, colletti bianchi in carcere per delitti finanziari in Germania 10%, in Italia 0,9%. Conflitto d'attribuzione, scoop di Report, Open, la Corte ammette ricorso pro Renzi, indagata la prof che lo riprese con la spia, scrive Il Fatto, che si occupa anche della questione su Maoro, COP di famiglia con l'8 per 1000, si sospende dal gruppo il parlamentare. Domani l'attacco di Meloni a Domani diventa un caso europeo, anche la sorella di Daphne Caruana Galizia esprime preoccupazione per la Federazione Europea dei Giornalisti, il comportamento di Meloni è anomalo, l'allerta è arrivata al Consiglio d'Europa e alle istituzioni UE, la mobilitazione oltre confini. E poi c'è una foto notizia ancora sul caso su Mauro, i dipendenti della moglie venivano sollecitati a iscriversi al suo sindacato. Queste dunque le altre notizie che spuntano relativamente agli affari di famiglia, presunti affari di famiglia del deputato di centro-sinistra. Sul Sole 24 ore, pensioni così l'uscita anticipata, al debutto quota 103, ritiro ancora con quota 102 e requisiti al 31 dicembre. Opzione donna corretta in base ai figli, restano APE sociale e regole per i precoci. Stop alla violenza sulle donne, la chiave è nella prevenzione, scrive Il Sole 24 Ore. PNRR, Meloni, regole rigide, inevitabili ritardi dei cantieri. Siamo sul quotidiano sportivo Tutto Sport, che si dedica naturalmente e anche ai mondiali del Qatar. Chiana ha imparato la lezione, intervista al fratello Moise, ha donato il suo carattere, Sarri non lo voleva, la Juve che goduria la doppietta alla Lazio, da mesi mi dice che Fagioli è un fenomeno. E poi vediamo il Parlamento europeo contro Qatar e FIFA, e Cristiano Ronaldo, lacrime, gol e record, festa con Leao. La visione della pagina non è ottimale, questo per quanto attiene ancora i mondiali di calcio in Qatar. Noi ci fermiamo qui, l'informazione sulla Nuova TV torna alle 10 e alle 12 con i nostri TG Flash, prima dell'appuntamento in studio con il nostro, con la prima edizione del nostro telegiornale. Da parte mia è tutto, grazie per la cortese attenzione, a tutti voi un buon proseguimento di giornata.